Ciao a tutti, gente, rieccoci qua con un nuovo video. Allora, è un po' che non mi faccio vivo qualche giorno, sono saltati un po' di giorni di pubblicazione, ma da adesso in poi suppongo che la pubblicazione sarà sempre più discontinua, purtroppo. Sono successe un po' di cose. In primis ho iniziato l'università, quindi ho iniziato a studiare e questo mi prende del tempo, giornalmente, le lezioni, gli studi, le cose da fare. E inoltre, in aggiunta a tutto ciò, perché io pensavo di riuscire a stare al passo con entrambe le cose, ed effettivamente quei 10, 15, 20 minuti al giorno che mi bastavano per almeno registrare un video, poi all'editing ci avrei pensato, ma almeno registrare un video, pensavo che li avrei avuti. Effettivamente li avevo, ma ripeto, in aggiunta a ciò sono stato anche poco bene, non direi male, poco bene, un po' deboluccio, problemi con la voce, con il naso, ce l'ho ancora, sentite questo suono nasale che pervade le vostre orecchie e l'intero corso di questo video, di questa registrazione, di questa recensione e suppongo anche dei video a venire nei prossimi giorni perché sono in condizioni un po' spiacevoli, in sostanza non riesco a respirare con le narici, quindi ogni tanto devo fare una pausa e prendere aria, con la bocca, portare dell'ossigeno nei polmoni prima di collassare qui. Quindi comunque non ero in forze per registrare e ho dovuto saltare un paio di giorni. Ed è il motivo, tra l'altro, per cui questo video, che è sempre stato cadenza fissa ed era quello che volevo fosse cadenza fissa, in realtà arriva in ritardo di un giorno. È sabato e siamo qui a parlare del nuovo episodio di She-Hulk. Sigla! Allora, rieccoci qua, siamo arrivati all'episodio 7 di questa lunga recensione sull'intera serie She-Hulk, Attorney Unloaded, Marvel Studios, una serie veramente di alto livello. No, in realtà no, anche il settimo episodio mi ha fatto abbastanza schifo, ma devo dire è stato leggerissimamente, proprio cicinnino, un pochino migliore rispetto a quello precedente. Il 6 era una cosa aberrante, bruttissimo, il 7 l'ho guardato con un minimo di piacere in più. Mi ha annoiato, come il sesto, però il sesto era proprio lì che dico, wow, ti prego, quando finisci? Cosa sto vedendo? Il settimo, devo dire, lo guardavo, ero lì, dicevo, wow, ti prego, quando finisci? Però, dai, spingiamoti un po' anche noi alla fine, vediamo di seguirti, vediamo cosa ci stai raccontando, perché la messa in scena, almeno i pretesti narrativi dell'episodio, l'ambientazione, i personaggi, erano più interessanti di quelli del sesto episodio, che tra l'altro si intervallava con una trama verticale orribile, il sesto episodio, quella del singolo caso, no? Il caso settimanale, che in questo settimo episodio, per qualche ragione a noi sconosciuta, viene a mancare. Doveva essere un'impronta tipica della serie, di ogni singolo episodio della serie, ed è venuto a mancare, ma d'altronde non è la prima cosa che viene a mancare da qualche episodio a questa parte. Dove sono finite le scene post-credit che c'erano state promesse per 9 episodi, quindi per tutta la durata della serie? Non si sa, anche queste sono scomparse. Ogni episodio finisce e ogni episodio è senza post-credit. Comunque, cerchiamo di capire perché non mi è piaciuto questo settimo episodio e lo reputo ancora una volta di basso livello. Questa serie oramai sta andando a scemare sempre di più. E non è più bella come all'inizio. All'inizio era davvero una delle più promettenti dell'universo Marvel. Io adoravo tutti i collegamenti con l'MCU, la scrittura dei personaggi era buona, la scrittura della serie era buona, non si prendeva sul serio e questo le permetteva di fare qualche boiata in più che le facevamo passare senza nessun problema. Adesso si prende esageratamente troppo poco sul serio. Questo settimo episodio, in sostanza, secondo me, ha un problema. Ovvero, o non racconta nulla. E non racconta nulla perché ci vuole raccontare qualcosa che ci è stata raccontata per episodi ed episodi. È dal secondo episodio di She-Hulk, anche dal primo volendo, che noi del personaggio vediamo sempre la stessa cosa. Jennifer Walters è insicura su se stessa e non vuole che le persone l'apprezzino perché è She-Hulk, vuole essere apprezzata come Jennifer Walters. Siamo al settimo episodio e al settimo episodio il concetto principale del personaggio protagonista è sempre questo. Ma c'è un ma. Questa volta si sembra, non sono convinto, ma sembra che siamo arrivati a un punto, ovvero forse ha superato le sue insicurezze, forse qualcuno l'ha aiutata a fare questo. E qui voi direte bene. Sarai contento, forse dal prossimo episodio non dovrai più subirti questa pappardella. Finalmente hai visto la conclusione di questa cosa che sta durando da tutta la serie e che,
a quanto pare non ti piaceva minimamente. E io vi dico: no, vi sbagliate. Uno, perché ho paura che questo non sia un punto definitivo a questa cosa, secondo me possono riprenderla tranquillamente ancora. Ma due, il problema è che a questo punto ci si arriva nella maniera più sbagliata possibile. Jennifer Walters è insicura su se stessa perché i suoi amici, i suoi familiari, le persone a lei care, che sono persone comuni, persone normali, apprezzano la novità. Ovvero il superpotere, la trasformazione, il verde. Questa enorme donna verde fortissima per loro è ciò che esce dall'ordinario. Nonostante sia un mondo, quello dell'MCU, in cui il superpotere è ordinario oramai. Però per quella micro sezione dell'umanità, che è il circondario, la lore, chiamiamola così, di Jennifer Walters, la sua famiglia, i suoi amici, i suoi conoscenti, per loro Shulk è la novità e sono tutti attratti da Shulk. E quindi quello che è un problema per Jennifer, quello che le provoca insicurezza è questo. Il fatto è che in questo episodio, a farle capire che non è Shulk che conta, ma Jennifer Walters, che anche Jennifer Walters ha delle potenzialità, sono dei super. Sono delle persone disadattate come lei. Sono persone che hanno i superpoteri, che escono dall'ordinario, e quindi nel loro ordinario c'è il super, e per loro il super di base non è qualcosa che attira l'occhio, perché sono loro stessi super. Ok? Poi sono personaggi che non sono propriamente dei super, sembrano o disadattati mentali, o comunque alcuni sono super per davvero, si vede. Però il punto è questo: sono persone non comuni come le altre. Il vero cambiamento nel personaggio sta nel momento in cui trova qualcuno che è come gli altri, quindi un'altra persona comune, un civile, una persona, ripeto, che sta nell'ordinario, che invece non è attratto dalla nuova Shulk, ma dalla stessa Jennifer. Magari una persona che lei conosceva da tempo, ipotizzo, che le ha sempre voluto bene e dice: ma io non sono venuto qua. Magari arrivava dal suo passato, non lo so. Dice: non sono venuto qua per stare con Shulk, sono venuto qua per stare con te, per stare con Jennifer Walters, è lei che a me interessa. Non so, un amico, un'amica, un lontano parente con cui ha un rapporto più stretto. È logico invece che per dei super il super non sia questa cosa così esaltante e che riescano a convivere con il super come convivono con qualcosa di più ordinario, quindi con Jennifer Walters. E loro gli dicono: anche Jennifer Walters per noi vale qualcosa. Ma è logico, cioè mi sembra il minimo. Tu sei il primo con i superpoteri, è ovvio che per te i superpoteri non sono qualcosa di così attraente, di così interessante. Perché sei il primo che ce li ha. È questo il concetto, la cosa sbagliata che secondo me l'episodio fa. Vuole mettere un punto più o meno. Io non so se questo è davvero il punto che viene messo a questa cosa. Sono contento che ci sia perché sono stufo, veramente stufo, di vedere Jennifer che piagnucola da 5-6 episodi perché tutti vogliono bene Shulk e nessuno a lei. Quindi sono contento se non vedo più questa cosa. Ma l'hanno chiusa veramente male. Cioè, non si chiude così. Secondo me è proprio una chiusura sbagliata a livello narrativo, è proprio terminare questa storyline del personaggio male, come non doveva essere terminata. Poteva essere terminata in qualsiasi altro modo, ma non in questo, non con i super che dicono che il super non è tanto super, che è una cosa scontatissima. Quindi questo è il primo principale problema di questo episodio, poi vabbè, la CGI fa sempre schifo, mancano delle scene avvincenti, non c'è l'action, viene sacrificato completamente, e mancano anche le scene legal. Quindi questo episodio non è più il legal drama che c'era stato promesso, non ha più quelle scene adrenaliniche o action tipiche dei cinefumetti e di tutti i prodotti Marvel Studios che a noi di base piacciono, perché ho guardato questo episodio, cioè non mi ha dato quello che volevo. Però per carità, dico, ci sta che un episodio debba un attimo staccarsi dalle sue linee tipo nel caso di una serie per parlare di altro, perché ci sono tanti argomenti di solito in una serie da affrontare, e questa ha voluto concentrarsi su questa cosa di Jennifer. Lo fa malissimo, lo fa molto male e in maniera molto didascalica. C'è Jennifer che si becca una sequenza intera in cui lei è a spiegare questa cosa, ovvero che lei si sente insicura, come se noi non l'avessimo capito. Ma sono 6 episodi che stiamo guardando questo noi. Lo sappiamo benissimo che lei non sa cosa fare della sua vita. Eppure
E ci sono gli altri personaggi che tra l'altro la prendono pure in giro, quello è bellissimo. E nulla, è questo. Cioè, non solo non mi dà quello che di solito voglio in un prodotto Marvel Studios, o almeno quello che mi aspetto da questo prodotto Marvel Studios, ma il resto, quell'altro che mi dà, che è giusto che me lo voglia dare, me lo dà anche male, secondo me. Questa è la mia opinione. E, se devo essere sincero, non ho più nient'altro da dire su questo episodio, perché è un episodio che, ripeto, o racconta nulla, o quello che racconta lo racconta male. E scade tutto in questo. Non è nulla di avvincente, nulla di interessante. Gli ultimi 10 secondi forse possono farmi pensare magari qualcosa di carino diranno con questa trama orizzontale che stanno ancora cercando di buttare dentro. Restano 2 episodi. Vediamo che cosa volete fare, cosa volete gestire, come volete gestire questa cosa, di cosa si tratterà, perché ancora stiamo brancolando completamente nel buio. Non nascondo che sono un minimo curioso, ma è una serie che guardo per inerzia ormai, non mi interessa più. E io la guardo adesso perché chiaramente io sono appassionato dell'MCU, Marvel Studios, e quindi seguo tutto quello che fanno, io lo seguo. Però la guardo per quello, proprio per questa fissazione mia e perché ne parlo qui. Ma se dovessi interrompere la visione adesso e non vedere gli ultimi 2 episodi, non avrei nessun rimpianto, non avrei nessun rammarico, non avrei mai la curiosità davvero vera di andare a vedere questi 2 episodi e vedere cosa ci raccontano. E purtroppo perdo anche il mio interesse per l'arrivo di Daredevil, che secondo me, faccio un predict, e spero sia così, perché sennò rischiano di sbagliare qualcosa, ma il perché magari ne parliamo settimana prossima o tra 2, dipende quando arriva il personaggio. Secondo me arriva la prossima settimana con l'ottavo episodio. Non penso col nono, per X ragioni. Però con l'ottavo potrebbero lanciarcelo. E niente, io concludo qua. Queste sono le mie opinioni circa il settimo episodio di Shulk, nuovamente deludente. Non mi aspetto più nulla, non mi aspetto più nulla dalle serie Marvel. Oramai l'approccio sta sempre calando sempre di più. Ogni episodio, ogni serie, non c'è nulla più che susciti il mio interesse. Anche Secret Invasion che verrà. Per quanto ancora una volta guardo il trailer e dico, sembra interessante. Basta, adesso devo tenermi davvero frenato perché sennò parto con troppo entusiasmo e poi vengo veramente deluso. Quindi vedremo che cosa tireranno fuori. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui su questa recensione e vi ricordo le solite cose, ovvero iscrivervi al canale, lasciare un mi piace alla fine del video con il video se vi è piaciuto e seguirmi sulla pagina Instagram sogio.gram. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!